Disse loro Gesù: non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei? Ora, senza chiamare dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che è padre ha consacrato e mandato al mondo, voi dite tu bestemmi, perché ho detto sono figlio di Dio, se non compio le opere del Padre mio, non credete. Ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate, conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. E in quel luogo molti credettero in lui. Parola del Signore. Oggi 3 aprile 2020 è l'ultimo venerdì di Quaresima e oggi pomeriggio sarebbe stata celebrata in questa chiesa l'ultima scenduta che avrebbe visto partecipi i gruppi sacri di trasporto al sepolcro, ceto dei Sarenai, e la dorata, ceto dei Camerieri. Guardando e pregando la Vergine addolorata, vengono fuori dal nostro cuore sentimenti di tristezza, ma anche di speranza e di gioia. Sentimenti di tristezza, perché il dolore di Maria addolorata è stato troppo forte nel vedere l'unico suo figlio Gesù morire sulla croce sul Monte Calvario insieme a due malfattori. Immaginate per un istante il cuore di una madre che perde il proprio figlio o figlia. È un dolore inesorabile, è qualcosa che va contro la natura. Quella strada sul petto di Maria ci dice i tanti dolori che affliggono il cuore materno della dolorata. Sono i dolori di quanti oggi muoiono a causa del coronavirus. Sono anche i dolori che noi procuriamo alla Madre Celeste con i nostri peccati. La profezia del vecchio Simeone si è compiuta, si è realizzata. Sentimenti di speranza. Maria Addolorata è sempre accanto a noi, prega per noi, ci assiste col suo materno amore. Nelle prove della vita, quante volte l'abbiamo invocata per chiederle il suo aiuto. Sulla croce Gesù l'ha affidata all'Apostolo Giovanni e da quel momento noi siamo sotto la sua benevola custodia. Nell'Ave Maria diciamo: prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Siamo dunque fiduciosi che lei prega e pregherà sempre per noi anche nell'ultimo momento della nostra vita. Sentimenti di gioia. La preparazione annuale al Venerdì Santo non ha termine con l'entrata in chiesa del simulacro della Addolorata il Sabato Santo, ma tutto è proiettato per noi cristiani alla Pasqua di Resurrezione. La gioia dunque nasce dalla certezza che il dolore viene trasformato in gioia. Per questo è la veglia pasquale. Si canta finalmente l'Alleluia perché Gesù è risorto. La gioia allora deve scandire le nostre giornate. Non dobbiamo vivere questi momenti della tristezza, ma far risuonare nel nostro cuore la certezza che Gesù insieme a sua madre sono accanto a noi. Non
non è da cristiani vivere nel dolore e nel pessimismo. Con questa celebrazione eucaristica intendo offrire e affidare al Signore le vostre famiglie, con la speranza di rivederci in una primavera spirituale di gioia e anche di esultanza. Con anticipo auguro a tutti, in modo speciale al Presidente e al Consiglio dell'Unione Maestranza, ai capi consoli e ai loro collaboratori, al popolo degli Steli, una buona e santa Pasqua di Resurrezione. Fratelli, riponiamo in Dio la nostra fiducia nelle tribolazioni della vita e nel sopportare anche noi la nostra passione. Ripetiamo insieme: benedici il tuo popolo, Signore. Perché quanti sono contestati, divisi e odiati a motivo della loro fedeltà alla parola di Dio, confidino nella liberazione che viene dal Signore, nel cui nome hanno parlato e vissuto, preghiamo: benedici il tuo popolo, Signore. Perché l'opposizione e l'ostilità dei malvagi vengono disarmate dalla serena fiducia dei discepoli di Cristo, i quali sanno di essere nelle mani di Dio, preghiamo: benedici il tuo popolo, Signore. Perché crediamo che la parola di verità è venuta dal cielo in Gesù, e quale testimonia che il Padre è Lui ed egli nel Padre, e ci vuole partecipi della loro comunione di vita, preghiamo: benedici il tuo popolo, Signore. Perché i nostri fratelli defunti ci aiutino a giungere accanto a loro per lodare insieme il Signore che ci ha salvati, preghiamo: benedici il tuo popolo, Signore. Gesù, quando hai dichiarato di essere figlio di Dio, i tuoi avversari volevano scagliarti le pietre. Aiutaci a professare con fermezza la tua divinità e donaci di testimoniare concretamente la tua amorevole presenza in mezzo a noi, tu che regni nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il tuo aiuto, Dio misericordioso, ci reca degni di accostarci al Santo Altare, perché la singola partecipazione al Divino Sacrificio ci ottenga la salvezza per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, nella passione redentrice del tuo Figlio, tu rinnovi l'universo e doni a nuovo il vero senso della tua gloria. Nella potenza misteriosa della croce, tu giudichi il mondo e fai risplendere il potere regale di Cristo crocifisso. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, eleghiamo a te un inno di lode ed esultando di cantiamo: Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continua a tornare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda lo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti prese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te, gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Francesco,
Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme, come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non ci abbandoni, Signore, la forza di questo sacramento che ci unisce a te, e allontani sempre da noi ogni male, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio, che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia
voi che seguite Cristo, umiliante e sofferente, possiate aver parte alla sua resurrezione. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace.